a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Sono veramente contento che l'ultimo episodio vi sia piaciuto tantissimo, ne sono veramente orgoglioso. E che voi ci crediate o meno, da quel video non sono più andato avanti. L'unica cosa che ho fatto è stata raccimolare questi materiali che useremo oggi. Poi mi sono accorto che dalla crafting table era possibile craftare i campfire. E allora mi sono detto, un attimo, Campfire? Io che sono un fan di Bella Faccia, cosa potrò fare? E allora ho capito che volevo dedicare la farm di pesca, ragazzi, ma soprattutto la casa della farm di pesca a lui, il più grande youtuber e costruttore di Minecraft, ma anche di YouTube. Bella Faccia. Quindi, Bella Faccia, se mai guarderai questo video, sappi che questa casa è un omaggio a te, perché tu sei il più grande maestro che conosco. Nelle costruzioni nessuno è più grande di te, veramente. Ma adesso, ragazzi, basta perderci in chiacchiere e vediamo subito com'è venuta la casa. Siete pronti? 3, 2, 1. Eccola qui, ragazzi. Questa è la casa della farm di pesca. È sicuramente la casa più bella che ho costruito finora. Secondo me potrebbe essere addirittura più bella di quella principale che ho. Ma andiamo a vedere dentro. Dentro ovviamente troviamo la farm di pesca famosissima che ho già provveduto a svuotare con quel bastoncino. Perché ragazzi, credetemi, ho raccolto un bel po' di bastoncini da questa farm. Non ho trovato niente di che, ma comunque non mi dispiace. Poi qua sostanzialmente non è cambiato niente. E poi ho fatto un piano superiore, che qua ragazzi intendo farci una piccola camera da letto per quando starò qui o per quando si farà notte e voglio andare a dormire subito. E poi qua c'è una bellissima terrazza da cui si può godere una bellissima vista. Perché come avrete capito io sono un fanatico delle terrazze. Torniamo giù. L'obiettivo di oggi ragazzi è decorare l'interno di questa casa e io so già come fare. Guardate. Allora ho qui degli affumicatori che voglio mettere qui, qui. Qui e qui, direi che quattro possono bastare. In più ho dei barili che voglio mettere qua, qua e qua, e poi anche di qua e di qua. Serviranno per mettere il pesce, tutti i vari tipi di pesce, tutti i vari tesori che troverò pescando. Poi andiamo al piano superiore e qua voglio farci la camera da letto. Purtroppo non è equilibrato il tutto, ma non importa. La camera da letto la voglio fare esattamente qui, così. Un letto. E un altro letto e poi ai lati mettiamoci i barili che ci stanno molto bene secondo me. Poi qua mettiamo un armor stand dove metterò questa armatura quando andrò a letto e poi mettiamo un altro baule qui dove metto tutto il cibo che ho raccolto finora più altri materiali. In più accanto ci metto un altro affumicatore che secondo me potrebbe essere sempre utile. Mettiamoci dentro già un po' di carbone, ragazzi. Ottimo, vediamo se ho qualcosa da mettere a scaldare. No, ok, non ha importanza. Torniamo giù. Qua ho altri affumicatori che devono partire. Mettiamo questo, quest'altro e quest'altro. Ottimo. Poi prendiamo il merluzzo crudo che ho raccolto, cioè che ho pescato, e mettiamolo subito a cuocere. Ecco qua, direi che ci sta bene, non trovate? Ma adesso diamo un'occhiata alla casa in sé, ragazzi, perché voglio mostrarvi come ho fatto. A dire il vero è abbastanza semplice. Intanto mi prendo anche la canna da pesca, che ne ho craftata un'altra solo per divertimento, e poi prendiamo anche questi. Mettere questi campfire, ragazzi, non è stato affatto facile, credetemi, perché ogni volta dovevo salire, dovevo metterli così, in questo modo. Dovevo metterli così, dopodiché dovevo buttarci sopra l'acqua in questo modo, e poi sempre con lo stesso secchio riprendere l'acqua così. Ho dovuto fare così un'infinità di volte. E adesso tra l'altro ho anche sprecato dei campfire, che genio che sono, ma comunque volevo mostrarvi come si faceva. E ho ottenuto un bel po' di carbonella, guardate un po'. L'altra carbonella l'ho già messa nelle altre classi, mentre questa la possiamo tenere qua che può essere sempre utile. La carbonella la usavo anche per craftare altri campfire. Ma in ogni caso ragazzi devo dire che la casa della farm di pesca mi piace moltissimo. Poi casomai in futuro la abbellirò ancora. Ma adesso visto che siamo qui approfittiamone e farmiamo un po'. Come sempre ci vuole una marea di tempo, ragazzi, però questa farm, credetemi, è veramente utile. Vediamo, una ninfea. Beh, ragazzi, anche le ninfee hanno il loro utile, però. Continuiamo, peschiamo un altro pochino. In teoria, dopo un po' di volte che si usa questa farm, dovrebbe essere più facile pescare le cose più importanti. Il mio obiettivo, come sempre, ragazzi, è riuscire a pescare almeno un libro magico. Però forse è la zona che non è molto adatta per una farm di pesca, però finora qualcosa mi ha dato, quindi sono molto fiducioso. Vediamo. No, niente. Mi ha ingannato. Vediamo di pescare un'altra cosa, ragazzi. Poi andiamo a letto e vediamo di fare qualcos'altro di molto utile. Ok, vediamo cosa abbiamo pescato. Un salmone crudo. Allora, abbiamo pescato a dovere.
Direi ora di andare a dormire e poi di fare le cose importanti domattina. Allora, ragazzi, prima di fare un'altra cosa divertente e anche molto utile in questo video, voglio mostrarvi cosa sono riuscito a fare. Vi ricordate Steven, il mercante che vi ho mostrato nello scorso video? Ecco, ho avuto qualche problema a farlo stare in casa e allora ho deciso di imprigionarlo qui sul tetto. Eh sì, guardate, eccolo lì. Solo che il nome non mi piaceva, Steven, perché no, mi sembrava troppo banale. Allora ho deciso di chiamarlo, guardate come, i più fanatici di cinema sicuramente capiranno subito la citazione, l'ho chiamato Calboni. Eh sì, vi presento il mercante Calboni. Cosa commerci? Beh dai, arboscelli di quercia scura e anche secchi con pesce pala, che però il pesce pala è velenoso. La cosa più utile qua è il color lime. E quindi direi, visto che ho de degli smeraldi, perché non facciamo subito un po' di commercio con lui? Allora, di smeraldi io ne ho 34, quindi credo che possa essere utile e magari ci dà anche un po' di esperienza. Premessa, ragazzi, io non commercerò molto con Calboni perché, oltre al fatto che prende il nome da un personaggio che nella saga di Fantozzi è molto famoso, ma al tempo stesso anche un po' fastidioso, ho deciso di provare solo per vedere se mi dà qualche esperienza, se no non commercerò mai con lui. Vediamo un po'. Calboni, ti do uno smeraldo per 3 di lime. Dammene un po'. Ok, non commercia più adesso. Cosa commerci adesso? E poi mi chiede: visto che a me serve la quercia scura, direi di prenderne un po'. Ok. Ragazzi, chiamatemi stupido per aver fatto fuori 32 smeraldi, per avere 36 di lime e 4 arboscelli di quercia, ma credetemi, la quercia scura mi sarà molto utile per quello che ho in mente. Ok, Calboni, tu rimani qui e non provare a scappare, visto che ti ho nominato, non puoi neanche sparire. Certo, durante la notte sparirà per sfuggire dai mostri, però, insomma, devo dire la verità che sono molto contento di avere un mercante qui. Ragazzi, gli arboscelli di quercia mi serviranno moltissimo, quindi teniamoli il più al sicuro possibile. Il color lime, invece, per il momento non so cosa fare, però mi ricorda molto il verde, che a me piace moltissimo. Scendiamo giù in magazzino adesso. Allora, io ho 26 livelli. Vediamo se ho un'arma che non ho ancora incantato. No, per niente. Non importa, posso sempre farmene una. Sì, lo so, incantarmi una cosa in pietra è abbastanza inutile, ma voglio solo fare un tentativo per vedere con 26 livelli che tipologia di incantesimi ottengo, ragazzi. È solo un esperimento, non intendo incantarmi veramente. Ah, otterrei fortuna 1, però con 30 livelli, efficienza 3, indistruttibilità 3, quindi non ne vale assolutamente la pena, lasciamo perdere. Quello che voglio fare adesso, ragazzi, è farvi vedere come e farvi vedere come realizzo questa fantasia. Molti di voi, ragazzi, mi hanno detto che gli piace molto questa fantasia che voglio fare nel corridoio, e quindi ho pensato di farvi vedere come la realizzo da questa parte. Quindi prendiamo i materiali necessari, che sono questo piccone, poi gli scalini di quercia, i tronchi di quercia, le slab di quercia, le lanterne, questi mattoni e i tronchi di betulla. E adesso iniziamo. Allora, ho dimenticato l'ascia. E l'ascia. Allora, togliamo questo e basta. Allora, è molto semplice in realtà. Piazzo uno scalino di quercia qui, poi lì dietro piazzo i tronchi di betulla e qui piazzo una lanterna. Ho sbagliato, la lanterna non va qui. Poi qua tolgo un po' tutta questa robaccia, con tocco di velluto tra l'altro è molto utile perché mantengo la pietra intatta. Poi qua ci piazzo un tronco di quercia e una slab. Poi piazzo, ho dimenticato le assi di quercia, maledizione. Poi qua piazzo questo, qui ho sbagliato perché non ci vanno le assi ma ci vanno gli scalini al contrario. E poi qua piazzo la lanterna e dietro ci piazzo i mattoni, così. E questa, ragazzi, è la fantasia. E poi di fianco semplicemente ripeto lo stesso schema che ho fatto lì. Quindi scavo così, piazzo i tronchi di betulla, metto gli scalini ed è fatta, ragazzi. Questa è la fantasia e secondo me ci sta veramente tanto. Voglio fare questo corridoio tutto con questa fantasia e poi forse anche gli altri, ma ancora non ho deciso se fare una fantasia diversa oppure tutti con la stessa. E poi sul pavimento metterò dei tappeti con sotto la glowstone. Oppure, se nel frattempo riesco a trovare il monumento oceanico, anche con le lanterne, visto che si possono craftare. Ditemi, ragazzi, se questa fantasia vi piace, perché nello scorso video molti di voi mi hanno detto che è piaciuta moltissimo. E magari, se avete qualche idea, consigliatemi che fantasia mettere negli altri due corridoi. Perché le stanze che voglio fare sono davvero tante. Alcune saranno dedicate interamente alle farm.
Quindi mi servirà moltissimo il vostro aiuto, i vostri consigli, il vostro supporto. Intanto i cani continuano a essere felici, non li ho fatti più riprodurre perché sennò dopo il recinto diventa troppo pieno e voglio fare una casa solo per loro. Ragazzi, ho dimenticato di mettere giù i materiali, quindi speriamo di non perderli nel frattempo. Quindi ragazzi, questo video era sostanzialmente per mostrarvi le migliorie che sto facendo, per mostrarvi la casa farm di pesca e per mostrarvi soprattutto le ultime due novità che ho fatto. Spero che vi siano piaciute, mi raccomando continuate a riempirmi di consigli nei commenti e spero nel prossimo video di farvi vedere il corridoio del mondo sotterraneo completato o almeno di farvi vedere la piscina sotterranea visto che ancora non l'ho terminata. Ma comunque ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!